principe Assaborga è spingere il turismo, spingere le infrastrutture, cercare in tutti i modi di riattivare l'indipendenza del Principato di Assaborga, ovviamente in concerto con il Comune per le parti burocratiche, però le nostre rappresentanze e il nostro lavoro diplomatico in giro per il mondo sta portando dei frutti, per cui siamo abbastanza contenti. Il signor Giorgio Carbone, negli anni 60, lui era uno storico, studioso, ha visto dei documenti che l'atto di vendita di monaci benedettini che erano qua nel Principato di Assaborga ai Savoia nel 1729 è stato scritto così, ma non è mai stato registrato da nessun notaio, da nessuno. Quindi l'atto di vendita è stato fatto, ma non è mai stato registrato, quindi l'acquisto in pratica non è stato fatto. Secondo questi documenti Assaborga è ancora un principato, perché poi tutte le altre annessioni allo Stato italiano non sarebbero valide se non c'è stato l'atto di vendita. Assaborga è nata prima dell'Italia, quindi non è l'Italia che deve riconoscere Assaborga, bensì il contrario, è Assaborga che dovrebbe riconoscere l'Italia. Ci sono tanti aspetti che portano a dire noi assaborghini siamo indipendenti da qualsiasi nazione e siamo uno stato di pace. Noi coniamo le nostre monete, abbiamo il Luigino che è la moneta più forte al mondo, perché su Forex è data $6 americani per il Luigino, per cui noi emettiamo passaporti turistici, patenti turistiche, le nostre targhe, abbiamo un po' il nostro governo come se fosse un governo vero e proprio. Il sogno di Assaborga è la bellezza. Mi dà molta ispirazione perché è un posto bellissimo, il villaggio paese stesso, il campagno intorno, questa incredibile vista, allora lo vedo come c'è stato un monastero qui, i monaci, perché dà molta ispirazione qui a Assaborga. Allora la valuta di Giorgio, la pace, la tolleranza è di rimanere aperto a tutti quanti, sia i turisti, i visitatori, sia i genti di tutto il mondo che vieni a vivere qui a Assaborga. Allora è importante che rimane aperto nella nostra mentalità, anche nel nostro benvenuto ai genti. Si parla molto più del Principato di Assaborga che di tanti altri principati esistenti. Quindi chissà un domani se qualcuno riuscisse ad accogliere la nostra proposta, un principato a Assaborga ci starebbe veramente bene.